Matteo Salvini ieri a Napoli in un tour della città che lo ha portato al quartiere di Scampia, ospite della palestra di Gianni Maddaloni, maestro di judo, che innamorato del suo quartiere, seppur tra mille problematiche, ha aperto una palestra dove tanti giovani possono avere la possibilità di intraprendere la strada della legalità e della dignità. Il leader della Lega ha voluto incontrare il maestro di judo per ringraziarlo di quanto sta facendo per i giovani di Scampia. Salvini, inoltre, è stato in visita nella storica sartoria Marinella, dove ha potuto confrontarsi con numerosi imprenditori. Un tour di incontri e visite che hanno preceduto il suo arrivo al Teatro Augusteo, dove era atteso da migliaia di persone. Con i giornalisti si è soffermato in un lungo confronto, rispondendo sui temi più attuali, tra cui i decreti sicurezza che l'attuale Consiglio dei Ministri ha deciso di modificare. Perché se approvassero qualcosa uno emenda, questi vanno avanti a colpi di fiducia e di litigi, quindi è anche difficile fare l'opposizione perché non c'è nulla a cui opporsi. Anche sui decreti di sicurezza, è 5 mesi che chiacchierano, non c'è un testo, cioè io non so su cosa combattere perché al di là delle chiacchiere e delle interviste non c'è nulla. Su questo però il Movimento 5 Stelle è sembrato un po' essere più timido, quindi un po' più dalla sua parte. Ma perché quei decreti di sicurezza li abbiamo scritti e votati insieme. Io ricordo che il signor Conte era di fianco a me in conferenza stampa esibendo orgoglioso il cartello decreti sicurezza. E quindi io non ho cambiato idea, capisco chi solo qualche mese fa ha approvato un decreto e adesso lo dovrebbe smontare. Un passaggio poi anche sulle prossime elezioni regionali, ribadendo la volontà di creare prima di tutto una squadra forte. Io faccio questione di squadra, vogliamo offrire ai campani la squadra migliore. Qua io è da oggi che incontro persone, c'è il tema rifiuti, l'emergenza sanità, e stando ai dati la campagna è, ahimè, ultima per prestazioni in Italia, l'emergenza occupazione. Vengo da Scampia dove ho reso omaggio a Maddaloni che salva dalla strada tantissimi ragazzini, però qua in campagna dopo i De Magistris e i De Luca c'è tanto e tanto e tanto da fare, quindi se c'è bisogno di qualche giorno in più per completare la squadra, penso che siano giorni ben spesi. Quindi il nome non sarà Caldoro, perché Caldoro No, non deve faccio essere. questioni di nomi o cognomi. Stiamo lavorando alla squadra più forte per mandare a casa De Senta, Luca però lì. insieme. Col ministro Costa abbiamo litigato più volte quando eravamo colleghi di governo perché abbiamo una visione della gestione dei rifiuti completamente diversa. In campagna, non solo in campagna, c'è emergenza rifiuti. Chi sceglie la Lega fa una scelta precisa. Come nel resto del mondo, anche a Napoli in Campania i rifiuti dovranno diventare energia, ricchezza, valore, luce, calore. Oggi i rifiuti sono un business per la camorra e un costo per i napoletani, che pagano una tassa per la città sporca. E poi un chiarimento sul tema dell'aborto che ha suscitato diverse polemiche. Nessuno mette in discussione il diritto all'aborto, il diritto al divorzio, il fatto che la donna sia padrona della sua vita, della sua salute e del suo futuro. Ho contestato l'abuso di alcuni, soprattutto stranieri, basta che andiate in un pronto soccorso a Napoli per farvi raccontare che cosa succede, che usano strumenti invasivi come contraccezione, che fa male alla salute, è un danno alla propria salute. C'era ieri una notizia in agenzia di una nomade che è arrivata alla 12ª interruzione di gravidanza. C'è evidentemente un problema culturale. E infatti le hanno spiegato che si può fare in maniera diversa. Tutto C'è qua. anche Ma il lei problema di potrebbe limitare sfruttamento della 194? No, prostituzione. no, nel senso Non c'è in tipo discussione né la legge sull'aborto né la legge sul divorzio.